Si è svolta questa mattina la conferenza stampa che ha sancito la chiusura del ciclo di incubazione per i progetti di impresa selezionati dal bando Collabora 2019 e la presentazione del nuovo bando per idee di impresa che è stato appena pubblicato dal Comune di Ravenna e scadrà il 27 novembre. Il progetto Collabora, arrivato alla sua quarta edizione, è stato avviato nel 2016 grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna ed ENI. L'iniziativa, che ha visto la riqualificazione e la trasformazione di un edificio in disuso in un incubatore rivolto a promotori di idee innovative, può contare oggi 53 idee di impresa rispondenti ai 3 bandi per startup pubblicati e diversi workshop e webinar realizzati per tutta la cittadinanza. Al bando startup appena pubblicato possono rispondere startup già avviate, purché costituite da non più di 12 mesi, ma anche singoli cittadini, gruppi informali o associazioni con idee imprenditoriali più o meno definite, legate ai settori tipici del territorio ravennate. Oggi è una giornata importante perché qui facciamo una rendicontazione oggi delle attività che si sono svolte dentro l'incubatore comunale Collabora, le attività di formazione delle start-up grazie alla collaborazione con ENI e con la Fondazione ENI Enrico Mattei di Milano. Quindi è passato un anno, ci sono i ragazzi che racconteranno la loro esperienza dopo un anno di incubazione nel nostro incubatore. Oggi noi lanciamo il nuovo bando per la selezione di nuove start-up che è aperto da oggi fino al 27 novembre. Quindi ne approfitto per rivolgermi a tutti i giovani e non giovani, ragazze e ragazze, di guardare il bando nel nostro sito e nei canali social, perché è un bando molto importante. Cerchiamo 4 startup da incubare nel nostro incubatore, o nuove idee imprenditoriali o startup incubate diciamo da 12 mesi. Questo è un progetto molto importante perché vogliamo dare una possibilità gratuita, grazie alla collaborazione con ENI e con la Fondazione Mattei, di formare dei giovani, delle giovani e anche non giovani, a costituire all'interno del nostro incubatore un'impresa, perché i ragazzi selezionati poi cosa faranno? Verranno assistiti attraverso dei tutor della Fondazione Enrico Mattei durante tutto il percorso. Quindi tante belle notizie che vogliamo lanciare e anche un invito a guardare il bando nuovo che è stato aperto oggi, sarà aperto fino al 27 novembre, per verificare da parte dei giovani degli interessi. Scade il 27, speriamo tanti partecipanti come nelle altre edizioni, siamo alla quarta edizione. ENI ha con la città di Ravenna un rapporto lungo e duraturo che affonda le radici con le attività estrattive del gas e con tutta una serie di accordi di collaborazione che partono dagli anni 90 e in cui ricade il progetto Collabora. Oggi sono orgoglioso di essere qui a consegnare e a vedere la fine di questo progetto di incubazione di giovani start-upper e imprenditori di iniziative e di imprese nel campo dell'innovazione e a lanciare il quarto bando che per quest'anno vedrà anche la partecipazione di ENI JAUL, Scuola per l'Impresa. Quindi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i giovani che vorranno mettere a frutto le loro iniziative e candidarsi a questo nuovo bando. Siamo Sonia Spignello ed Edda Murtic, due start-upper che hanno creato Keepart Forever. Keepart Forever è una realtà che si occupa di conservazione preventiva per la conservazione nel tempo di collezioni d'arte. Noi ci rivolgeremo prevalentemente a collezionisti privati, gallerie, e vogliamo offrire un servizio che va oltre le realtà museali pubbliche. Siamo entrati l'anno scorso all'interno dell'incubatore Collabora con un'idea completamente diversa che oggi siamo qui a raccontare e che abbiamo abbastanza stravolto. Abbiamo rivoluzionato nel tempo, riadattato alle esigenze, a quello che pensavamo mancasse nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella vita artistica, del collezionismo e della conservazione, perché noi siamo diagnoste dei beni culturali e quindi portiamo un approccio scientifico prettamente accademico all'interno delle case o delle realtà comunque private.